Se siete fan di After, vi sconsiglio altamente di guardare questo video perché dirò delle cose molto carine. Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e non. Io sono Dendissima98, benvenuti in questo mio nuovo video. Sono andato al cinema a vedere After 2, il seguito del film melodrammatico basato sul libro omonimo che l'anno scorso è stato un successo al botteghino. Anche questo, diretto stavolta da Robert Campbell, in Italia almeno sta facendo strage. Praticamente, appunto, un altro nuovo fenomeno da melodramma che piace molto ai ragazzi molto giovani. Il successo non è incredibile come la saga di 50 sfumature, ma comunque sa il fatto suo a livello di incassi. E sono felice che questo film sia uscito proprio in un momento in cui gli esercenti sono in crisi, così può aiutare a livello economico. Però sicuramente vi starete chiedendo una cosa: perché sono andato a vederlo? Io attendevo molto questo secondo capitolo. Non chiudete il video un attimo! L'anno scorso ho visto il primo After al cinema dopo aver già visto tutto quello che mi interessava quella settimana in sala. Io ed un altro mio amico cinefilo, dopo aver visto tutto quello che ci interessava, appunto, siamo andati al cinema a vedere After per capire come mai piaceva così tanto ad un pubblico di giovani. E non ce ne siamo pentiti perché il primo film era realizzato così male che siamo morti da ridere più volte. Vi giuro, ragazzi, sembrava essere scritto da un allievo di Tommy Wiseau, lo stesso che ha realizzato The Room. Sia chiaro, io non sono quello che pensa che le cose che piacciono alle masse siano per forza brutte. Dipende. Io odio quando si generalizza, però in questo caso, beh, After aveva molti problemini. Ci ha veramente sorpresi per la pessima qualità che abbiamo avvertito. Tuttavia, siamo usciti dalla sala felici perché ci siamo divertiti come dei matti. Dovete sapere che esistono due tipi di film bruttissimi: quelli che hanno qualsiasi cosa sbagliata e per questo l'effetto che suscitano è veramente irritante, anche noioso, non vedi l'ora che il film finisca. E poi ci sono quelli che hanno qualsiasi cosa sbagliata, però suscitano un senso di ridicolaggine assurda. Una ridicolaggine che ti fa più volte ridere in un modo delizioso, perché quello che vedi è inconcepibile in un modo veramente assurdo, talmente improponibile che ridi e ridi e ridi. Questi film si chiamano So Bad It's So Good e sono la giusta definizione di trash. Spesso il termine trash viene confuso con il prodotto che è molto demenziale ed esagerato. E la cosa mi irrita un po' perché questo crea pregiudizio nelle persone per quanto riguarda delle opere appunto demenziali ed esagerate che però di base hanno molta qualità. Tornando ai So Bad It's So Good, bisogna però sapere che si tratta di una cosa molto soggettiva. Quando capita che la bruttezza di un film mi susciti risate, a meno che non si tratti di un film che attendevo particolarmente, a me la cosa piace molto, soprattutto se vedo un film con gli amici. Tuttavia non me lo vado a cercare spesso, perché ci sono dei film che per la loro bruttezza fanno ridere molta gente, ma a me invece annoiano. Io il tempo voglio dedicarlo nella maggior parte a vedere opere che siano almeno belle. Però ogni tanto, se mi capita questo, che è il divertimento cinematografico più ignorante che ci sia, perché no? E siccome il primo After è stato una delle visioni più divertenti del mondo, io e il mio amico ci siamo precipitati a vedere il secondo. Iniziamo ad analizzarlo. Il film parla di due ragazzi, Tessa e Ardin, che si sono lasciati. C'era molto amore tra di loro, però Ardin l'ha ingannata, anche se dopo se ne è pentito, e per questo Tessa non l'ha ancora perdonato. Allora lui cerca di riconquistarla, perché non ce la può fare, ma nel frattempo un ragazzo di nome Trevor potrebbe mettere in difficoltà il loro rapporto, che nasca forse un triangolo? Dal punto di vista registico è un film banalissimo e ci sono anche delle inquadrature brutte. Però devo dire che rispetto all'opera precedente ogni tanto ci sono dei guizzi carini, come per esempio l'inquadratura in discoteca dall'alto che va su Tessa, oppure nella scena in cui i due protagonisti
protagonisti si baciano e la cosa viene ripresa dall'esterno guardandoli attraverso la finestra. Anche le scene sessuali qui molto più presenti e che per questo lo rendono un film erotico a tutti gli effetti non sono brutte, a parte una che più tardi descrivo. La scena della doccia, per esempio, l'ho trovata gradevole e sono rimasto sorpreso quando ho scoperto chi è il regista. Robert Campbell, infatti, è il regista di Cruel Intentions, uno dei teen movie romantici più amati degli anni 90. È infatti una rilettura del romanzo Le relazioni pericolose. Una rilettura in tempi moderni che vi consiglio di guardarla perché è veramente molto bella. Capisco che anche questo regista deve mangiare, certo che però passare da quel film a questo... Andiamo avanti. Se la regia è migliorata un po' di più, la fotografia invece è sempre terribilmente piatta. Per quanto riguarda gli attori, Josephine Langford, perdonate la mia pronuncia, è un'attrice che sfoga il personaggio in un modo inappropriato, con delle espressività che secondo me utilizza in modo sbagliato in certi momenti. Però nonostante dei punti in cui recita male, tutto sommato non fa veramente schifo. In diversi punti è abbastanza decente e secondo me il talento ce l'ha. Deve semplicemente crescere in altre esperienze o trovare un regista che sappia dirigerla meglio. Non so invece se Aero Tiffin abbia del talento, perché da questo film non se ne vede nemmeno una briciola. È un manichino, ha sempre la stessa faccia e quando non ce l'ha è esageratissimo. Non è mai credibile una sola volta. Dylan Sprouse ha fatto la mia infanzia con Zack e Cody e anche lui dopo tanto tempo è tornato al cinema come suo fratello in un ruolo anche importante in questo film. In ogni caso è decente ma niente di più, anche se in alcune scene recita meglio della protagonista. Anche lui ha del talento che dovrebbe essere sfruttato meglio e che aveva già dimostrato in maniera più evidente nella serie che vi ho detto prima. Louis Lombard, perdonate la mia pronuncia, è forse l'unica attrice che dà una performance più che decente. E adesso passiamo alla sceneggiatura. Mi sfrego le mani anche se in realtà sono davvero indeciso su dove cominciare. Stavolta sarà una recensione in cui farò un sacco di spoiler. Per questo se volete vedere il film non andate oltre. Iniziamo con il rapporto tra i due personaggi, che è trattato in maniera veramente... strana, se così si può definire. Tessa e Hardin hanno litigato per una cosa grave che lui ha fatto e per questo è giusto che lei sia arrabbiata. L'ha mentita in un modo spudorato, nonostante poi si siano enormemente innamorati. È giusto quindi che abbiano delle cose serie di cui parlare perché sono importanti. Tuttavia Tessa al momento non vuole parlare con lui. Una sera però Tessa si ubriaca, chiama Hardin e lui subito si precipita da lei. Dopo che non si parlavano per molto tempo e dopo che Tessa più volte non ha dimostrato di voler parlare con lui perché non lo sopporta, in quel momento è semplicemente ultra mega ubriaca. E Hardin giustamente non vuole fare sesso con lei perché non è capace di intendere e di volere. Però lei insiste e dato che lui non ce la fa più, fanno sesso. La mattina successiva però lei deve andare al lavoro e non vuole parlare con Hardin perché lei realmente non voleva passare la notte con lui, anche se l'essere ubriaca glielo ha fatto fare. Che bellissimo modo di iniziare l'approccio con una ragazza che ami dopo che non l'hai sentita per tanto tempo. Fai sesso con lei mentre è ubriaca nonostante lei non volesse parlarti da tantissimo tempo. Che bello! E lei non si incazza neppure, non dice va affanculo che hai abusato di me. No, semplicemente le dà fastidio che lui sia nell'appartamento con lei. Cosa? Molto educativo. Il piccolo tocco di classe che però mi ha fatto morire in tutto questo è il fatto che lei esca fuori dall'appartamento solamente con il vestito addosso, visibilmente senza scarpe, né addosso e né in mano. Ma nell'inquadratura successiva, mentre scende le scale, le scarpe ce le ha! Dove le ha prese? A volte questi sbagli nei film succedono e sono anche passati.
responsabili. Ma a differenza di altri casi, il montaggio e la regia qui non fanno niente per nasconderlo. È bellissimo, un tocco di classe. Comunque, Ardyn ama Tessa, ma non sa come fare per dimostrarglielo. Certo, abusare di lei non era forse la soluzione migliore, non pensi? Però dopo un po' i due si rincontrano per caso. Tuttavia, quando i due si incontrano, passano più tempo del solito perché Tessa deve fare un piacere ad Ardyn. Praticamente il ragazzo non aveva detto a sua madre che i due si erano lasciati e Tessa non aveva mai conosciuto sua madre. Allora fa finta di stare con lui per fargli un piacere, appunto. Allora cosa succede? Tessa e Ardyn non hanno minimamente parlato dei loro problemi avuti in passato e cominciano a fare sesso come se niente fosse. Quando sono da soli, non quando sono davanti alla madre, intendiamoci, anche se questo film sarebbe capace di tutto, non mi stupirebbe. Tra l'altro è l'unica scena di sesso che è veramente concepita in un modo brutto, perché si masturbano a vicenda contemporaneamente. Ma fate il dolce su e giù a questo punto, non è meglio? Magari sono delle pratiche sessuali che si fanno, che agli altri piacciono, io la trovo un po' strana. Ma la cosa divina è questa: dopo che fanno sesso in questo modo, tornano insieme. Né prima né dopo questa scena di sesso parlano dei problemi che li hanno spinti a separarsi. Non parlano del perché devono riprovarci, del cosa devono fare per migliorarsi. Tornano insieme come se nulla fosse dopo aver fatto sesso. Perché le coppie così fanno. Se hanno dei problemi gravi che li portano addirittura alla rottura e quindi non un semplice periodo problematico, l'unica cosa da fare è scopare e basta. Realisticissimo, direi, no? Sì, ci sono dei film in cui la scopata è usata in modo simbolico o anche in modo realistico per cercare di analizzare totalmente il continuo amore della coppia che si fonde con il sesso, ma vi giuro ragazzi che non è questo il caso. E a proposito di scopare, Tessa e Ardyn solo questo fanno? Perché quando si rimettono insieme ci sono pochissimi momenti in cui parlano della loro relazione o in cui c'è un miglioramento, in cui c'è un'evoluzione, e continuano a fare sesso e a fare sesso e a fare sesso e a fare sesso. Ovunque vadano fanno sesso. Persino quando Tessa va a fare yoga con Ardyn, lui continua a toccarla davanti a tutti perché ha voglia di fare sesso, perché lo yoga è eccitante. Ragazzi, calmatevi, il sesso è l'unica cosa in cui comunicate? È l'unica cosa in cui risolvete le faccende? Sto immaginando quando devono fare la spesa. Ehi Tessa, stasera per cena prendo un panino con formaggio e cetrioli oppure carne con insalata? Poi parliamo di spesa, amore. Adesso ho voglia. Ma tesoro, non so che prendere per cena. Poi ci pensiamo. Prima facciamolo. Che cosa prendo? Poi ci pensiamo, amore. Per ora, l'unico cetriolo che voglio avere è il tuo. Oh sì, sì, mettimelo dentro, sì, mettimelo! Due ore infinite di sesso dopo. Allora Ardyn, cosa mangi stasera? Tessa te l'ha detto? No. Come no? E adesso come fai a decidere? Attraverso la mia antenna ci trasmettiamo tutto ciò che vogliamo sapere di noi. Ma sul serio, solo con il sesso comunicano questi. Sembra scritto da uno che non sappia cosa sia sul serio un film erotico. Ed inoltre ad inizio film il narratore paragona questa storia d'amore a qualcosa che ci è stato tramandato di generazione in generazione, degno di Shakespeare. Meraviglioso, avete capito? After 2 è degno di Shakespeare, sì! Poi ad un certo punto il film tenta di essere serio evidenziando il problema di Ardyn. Praticamente sua madre è stata stuprata e lui ha visto la scena quando era piccolo, così il trauma gli è rimasto. E si è rifugiato nell'alcol per cercare di mandare via questo trauma, non riuscendo a perdonare il padre.
La madre però gli dice di perdonare il padre, perché altrimenti non starà mai bene con se stesso. Tuttavia, che cos'è che ha fatto il padre? Dal primo flashback pensi, lui per caso è responsabile dello stupro della madre? Poi però nei dialoghi dicono che da quella notte lui ha abbandonato la famiglia. I dialoghi non sono fatti molto bene perché non si capiscono nello specifico, cosa abbastanza assurda che ci vuole a rendere chiara una storia del genere, porca miseria. Ma da ciò immagino che semplicemente il padre se ne sia andato via quando avevano bisogno di loro. Se n'è andato via alla prima complicazione e per questo è stato orribile. Tuttavia la madre dice al figlio che dopo tutti questi anni è anche giusto perdonarlo, perché altrimenti non starà mai bene. Ardyn deve andare avanti. Per quanto sia affrontato tutto in maniera confusa e superficiale, di base non è un cattivo messaggio e potrebbe elevare un pochino il valore del film. Solo che a un certo punto la madre dice che quella notte è stata orrenda ed il figlio risponde: ma perché le altre notti? Ma come le altre notti? Mi vuol dire che tua madre è stata stuprata più volte? E cosa c'entra allora il padre? La picchiava? Era lui a stuprarla? Se fosse quest'ultimo caso, un conto è perdonarlo per stare bene con se stessi e allo stesso tempo non vederlo più. Un conto è continuare a frequentarlo in maniera amichevole dopo tutto questo tempo, e in quel caso la madre sarebbe impazzita. Continui a frequentare lo stupratore di tua madre, ma siamo pazzi? Ma non si capisce se il padre c'entri qualcosa, se l'abbia stuprata più volte, se se ne sia andato, perché nulla viene raccontato in maniera decente, perché i dialoghi sono un disastro e raggiungono delle vette di assurdità incredibili. Ci sono delle persone che sono stronze a caso nonostante il dialogo venga impostato affinché loro cerchino di dire cose buone. Un consiglio: fatti una doccia quando vieni la mattina, non puoi venire al lavoro puzzando. Per esempio, questa frase è impostata come se non capisci se stia cercando di prendere in giro la ragazza oppure se stesse cercando di essere gentile, nonostante la frase che di per sé è abbastanza maleducata, cioè... boh. Ma poi a un certo punto c'è un dialogo persino sull'andare in discoteca senza indossare le mutande. Andiamo come madre natura! Questa è la definizione. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Io questa cosa non me la scorderò mai più. Cioè, veramente, andiamo come madre natura. Porcaccia la miseria! Tra l'altro, complimenti ad uno dei capi redattori di Tessa, mostrata in modo positivo anche quando lei chiama Tessa sfruttandola in cose che non c'entrano niente con il suo lavoro. Complimenti! Ehi, è Natale, mica posso chiamare un'amica oppure una parente per tenere a bada il bambino. No! Chiamiamo i miei dipendenti! Il rapporto tra Tessa e Trevor è inutilissimo. All'inizio sembra che stia partendo una sorta di triangolo amoroso prima che Tessa e Ardyn tornino insieme, tanto che a un certo punto Tessa dà un bacio a stampo a Trevor dopo che quest'ultimo ha dimostrato di essere carino con lei, e lei fa anche una faccia imbarazzata come per dire: scusami, ho preso una cotta ma non mi sono controllata. E lei reagisce anche bene nonostante Tessa abbia questo comportamento quando si conoscono da circa un giorno e mezzo. Ma dopo questa scena Trevor sparisce per tutto il film, salvo in due scene che sono fatte molto dopo, in cui compare di botto e in cui lui si intromette nel rapporto tra i due in un modo vergognoso. E quando incita Ardyn a lasciarla, qualche tempo dopo lui parla con Tessa e le rivela che praticamente ha allontanato lui il suo fidanzato. E quando Tessa lo scopre, fa una faccia, rimane in silenzio
e non dice niente. Lo guarda con uno sguardo vuoto. Non è che si arrabbia, non è che gli dice qualcosa in maniera fredda, non è che gli dà un ceffone, niente! Anche le reazioni basi sono un disastro, persino quelle. C'è anche un momento in cui Tessa si confronta con Molly e le dice che è una stronza, perché effettivamente Molly è una stronza. Ma appena Molly dice delle parole pesanti, Tessa immediatamente la colpisce, comincia a picchiarla. E dopo la rissa, tutti ridono allegramente per quello che Tessa ha fatto. Ricordatevi ragazze, se delle persone si comportano in maniera stronza, voi picchiatele! Sicuramente la soluzione è migliore! Ma il bello è che a un certo punto l'opera trasforma elementi normalmente positivi in negativi. C'è un momento in cui Tessa cerca di leggere il messaggio di un telefono, ma non riesce a prendere il telefono. Tutto questo mentre guida ed il semaforo è rosso. Poi però il semaforo diventa verde e lei non ha ancora preso il telefono. Quando subito dopo lo prende, attraversa la strada con un leggero ritardo. Tutto questo mentre il semaforo continua ad essere verde. Appena attraversa la strada, un'auto le finisce addosso. Ma mentre il semaforo era verde! Ok, ci sono i pirati della strada, ma per come è impostata la scena sembra che lei abbia sbagliato ad attraversare la strada con la macchina mentre il semaforo le diceva di andare, come se avesse attraversato la strada con il semaforo rosso, ma il semaforo non era rosso. È la prima volta che vedo in un film che passare con il semaforo verde è sbagliato. After 2 è talmente potente da riuscire a capovolgere tutte le leggi sociali e della logica. Straordinario. Alla fine Ardyn lascia Tessa perché non vuole trascinare lei nei suoi problemi di alcol, ma poi i due si rimettono insieme perché è giusto affrontare i problemi con le persone che ami, ed affrontare i problemi con le persone che ami senza andartene via subito è una cosa importante, perché appunto quando stai insieme ad una persona che ti ama non puoi affrontare solamente le cose positive, e combattere le cose negative con loro ti aiuta. Come avete visto nel film ci sono delle cose immorali, ma a differenza di altre opere che con la loro immoralità mi fanno arrabbiare, qui è un po' strano, ma a differenza di altre opere che con la loro immoralità mi fanno arrabbiare, queste sono messe in questo film in una maniera così ingenua ed inutilmente confusionaria che veramente non capisci cosa il film ti vuole comunicare. Perché appunto il messaggio finale del film che vi ho appena descritto alla fine non è una cosa sbagliata, nonostante sia mostrato in modo confuso e stereotipato. È come se il film mischiasse tutto in un pentolone senza mai dire dove vuole andare a parare, per poi trovare una direzione tutta ad un tratto e perderla subito dopo, a meno che non finisca questa direzione in un modo molto superficiale. A prescindere dalle numerose pecche di recitazione e dalla regia banalissima, After 2 è uno dei peggiori melodrammi che siano mai usciti, ancora più brutto di quanto fosse il primo capitolo, che era già pessimo. Un film pieno di cose senza né capo né coda, con temi superficiali, personaggi inutili o mal sfruttati, delle cose immorali viste come normali in un'ingenuità assoluta, e dei dialoghi che sono un disastro assoluto. E nel modo in cui sono mischiati questi elementi sembra di vedere un'orgia di stronzate, ma queste stronzate mi hanno fatto ridere come pochi film brutti hanno fatto con me. After 2 è un film orribile, ma allo stesso tempo è uno dei So Bad It's So Good più belli che abbia mai visto, un capolavoro del trash, e vi giuro ragazzi che andrò a vedere il terzo con molto piacere, perché mi ha fatto passare una bellissima giornata. Nonostante ciò mi chiedo come possa un'opera del genere avere tanto successo, però questo successo almeno in questo periodo sta servendo a qualcosa. Perfetto!
Perfetto, questa era la mia opinione su After 2. Grazie per avermi guardato, spero di non avervi annoiato. Sono Dendisima98, vi auguro buona giornata o buona serata a seconda di quando mi state guardando e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!